Ciao a tutti, sono Grazia Bellamente, una compagna di sinistra classe Rivoluzione, la sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Oggi vogliamo approfondire uno dei personaggi rivoluzionari più brillanti che il movimento operaio abbia avuto nel Novecento, ossia Rosa Luxemburg. La Luxemburg è stata tra i primi a osservare e a capire il processo di degenerazione che si stava sviluppando nella socialdemocrazia tedesca e pagò con la propria vita per essersi opposta a tutto ciò. Troppe volte il suo pensiero ha subito distorsioni tese a neutralizzarne il punto di vista di classe e rivoluzionario. Sia gli stalinisti sia i riformisti hanno speculato su alcune sue posizioni per gettare fango e calunniare la figura di questa grande rivoluzionaria. Per questi motivi ci sembra doveroso liberare la figura della Luxemburg da ogni falsità e darle il giusto posto nella storia. Fu assassinata nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 1919 insieme a un altro grande rivoluzionario, Karl Liebknecht, dai reparti scelti della repressione tedesca, i paramilitari dei Freikorps. Ma i mandanti di questi omicidi furono molteplici: da un lato la borghesia tedesca, dall'altro i dirigenti del Partito Socialdemocratico. La Luxemburg per tutta la sua vita concentrò il suo pensiero e la sua attività nella lotta contro il riformismo e contro la degenerazione burocratica del movimento operaio tedesco. Fece la sua prima entrata sulla scena politica al congresso della Seconda Internazionale del 1893. Aveva 23 anni e da 4 anni era emigrata in Svizzera, dalla Polonia, per sfuggire alla repressione poliziesca. Nonostante l'emigrazione, al centro della sua attività rimasero per molto tempo le vicende polacche. Iniziò la propria lotta contro la nuova corrente nazionalista che si stava sviluppando all'interno del movimento operaio polacco con la nascita del Partito Socialista Polacco, il PPS. Con un gruppo di emigrati politici fondò il giornale marxista Causa Operaia, con il compito di impedire ai dirigenti del PPS di essere gli unici rappresentanti del movimento operaio. L'insurrezione della Polonia del 1863 per la propria indipendenza scosse le coscienze del movimento operaio europeo e diede il là alla formazione della Prima Internazionale, nata proprio attorno alla campagna di solidarietà con questa insurrezione. Lo stesso Marx spiegò nel 1866 perché fosse necessario appoggiare quell'insurrezione. Sia perché la vittoria dell'indipendenza avrebbe indebolito lo zarismo russo e con esso la principale forza rivoluzionaria, sia perché la formazione degli stati nazionali aveva ancora un ruolo progressista. Il Partito Socialista Polacco aveva messo al centro la questione del nazionalismo, subordinando questo a qualsiasi movimento della classe. Rosa Luxemburg si batté contro queste posizioni, commettendo anche degli errori teorici. Rinnegò la posizione di Marx sostenendo: si trattava di rivedere le antiquate opinioni di Marx sulla questione polacca per lasciar libero adito ai principi della teoria marxista nel movimento operaio polacco. Riteneva che la posizione di Marx sull'appoggiare la formazione dello Stato polacco per indebolire lo zarismo non fosse più valida, perché anche in Russia si iniziarono a vedere movimenti di massa che avrebbero fatto vacillare lo stato di cose esistenti. La Luxemburg intuì che le forze controrivoluzionarie erano diventate anche i capitalisti inglesi e francesi. Questa giusta intuizione, però, fu accompagnata da un errore teorico importante. Arrivò a negare qualsiasi necessità da parte del movimento operaio di battersi per il principio dell'autodeterminazione delle nazioni. Secondo la sua analisi, le diverse nazionalità oppresse dalla Russia dovevano mettere da parte le proprie aspirazioni nazionali e di indipendenza e unirsi alla lotta del proletariato russo contro lo zarismo. Ma come avrebbe potuto il lavoratore russo dimostrare il proprio internazionalismo senza lottare perché il proprio nazionalismo cessasse di opprimere gli altri? Un principio giusto e sacrosanto come quello dell'internazionalismo delle lotte e del movimento operaio si tramutava così in una negazione della lotta per l'autodeterminazione dei popoli. Tuttavia, questo errore, che fu duramente criticato da Lenin, partiva dal suo spirito internazionalista e dalla volontà di combattere la degenerazione nazionalista dei dirigenti del Partito Operaio Polacco.
Oggi come allora, la comprensione della questione nazionale ha un carattere decisivo. Senza una politica corretta sulla questione nazionale, la rivoluzione russa probabilmente non avrebbe mai trionfato. La svolta nella sua militanza politica arrivò quando decise di trasferirsi in Germania nel 1898, nella Berlino capitale del movimento operaio e della socialdemocrazia. La Germania, in un periodo molto breve, aveva visto uno sviluppo dell'industria. Grazie alla crescita economica, alla forza del movimento operaio organizzato, si ottenne un aumento di salari e le condizioni di vita vedevano un certo miglioramento per la classe operaia. Si viveva fondamentalmente un'apparente pace sociale. Ed è proprio in questo contesto che si sviluppa uno dei dibattiti più importanti nella storia delle organizzazioni rivoluzionarie. Il dibattito e lo scontro duro e vivo tra riformismo e rivoluzione. Il capitalismo è o non è riformabile? Qual è lo scopo ultimo del movimento operaio? Abbattere il sistema o gradualmente correggerlo? Il fautore di questo dibattito fu un noto dirigente dell'SPD, Edward Bernstein. Egli, tra il 1897 e il 1898, inizia a scrivere una serie di articoli che partivano dalle idee di Marx per poi arrivare alla completa negazione. Egli scrive: «È certamente ridicolo argomentare 50 anni più tardi, ricorrendo a frasi tratte dal manifesto del Partito Comunista, che corrispondono a condizioni politiche e sociali completamente diverse da quelle che abbiamo di fronte oggi. Un riesame, una revisione delle nostre posizioni si è fatta necessaria». Il principio su cui si basa la teoria di Bernstein è sintetizzato in una frase: «Il movimento è tutto, l'obiettivo finale, qualunque esso sia, è nullo». Con ciò egli spiega che il socialismo altro non sarà, se sarà, che il frutto di una lenta e graduale evoluzione del sistema, un capitalismo civilizzato e progressista. Il partito operaio rinuncia così alla rottura col sistema e a ogni ipotesi rivoluzionaria. Con questa teoria non si rinuncia alla lotta o allo sciopero, ma viene stravolto l'approccio per la meta finale. La rivoluzione smetteva di essere lo strumento per l'abbattimento del capitalismo e la trasformazione della società sarebbe arrivata gradualmente attraverso riforme. Potremmo dire di riforma in riforma fino alla vittoria finale. Questo doveva essere il compito della socialdemocrazia. Nel 1898 gli scritti di Bernstein vengono raccolti in un saggio intitolato «I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia». Proprio in quell'anno la Luxemburg completa il suo contributo teorico più importante in risposta a queste teorie riformiste, intitolato «Riforma sociale o rivoluzione?». In questo scritto smonta tutto il corollario delle idee di Bernstein partendo da domande fondamentali. La riforma sociale può contrapporre la rivoluzione sociale? Chiaramente la risposta è no. La lotta per le riforme deve essere un mezzo e non lo scopo. Lo scopo ultimo rimane la trasformazione socialista della società. Lo scopo ultimo è quello che distingue il movimento rivoluzionario dai movimenti riformisti. Le teorie di Bernstein trovano terreno fertile nel partito e la Luxemburg fu la prima a rendersi conto che il germe dell'opportunismo e della degenerazione stavano prendendo piede nell'SPD. Le teorie sulla necessità del socialismo vengono messe in discussione nel momento in cui si afferma che lo sviluppo capitalistico non va incontro a un crollo generale, ma attraverso delle soluzioni può superare crisi e contraddizioni. I mezzi principali che Bernstein elenca per il superamento di queste crisi sono il credito e i cartelli. Il credito all'inizio sicuramente poteva servire per alleviare il problema della sovrapproduzione, ma successivamente si sarebbe trasformato in un fattore di depressione economica. I cartelli, secondo Bernstein, regolando la produzione, avrebbero dovuto mettere fine all'anarchia del capitalismo e prevenire le sue crisi. La Luxemburg spiega come non solo l'anarchia capitalista non sarebbe scomparsa, ma i cartelli l'avrebbero resa ancora più esasperata e che attraverso questi la concorrenza avrebbe raggiunto forme sempre più devastanti. Gli strumenti, da sempre usati dal movimento operaio, perdono la loro funzione principale. L'incitare alla lotta e agli scioperi da parte di Bernstein è solo un mezzo per ottenere un miglioramento nell'immediato delle condizioni del proletariato.
Non si usano questi strumenti per arrivare a un rovesciamento del sistema. Teorizzare lo sciopero senza che questo spinga a un cambiamento radicale porta in sé la necessità di non scioperare. Questa logica di andare avanti piano per gradi avrebbe portato a una ritirata senza fine, una logica che porta alla capitolazione che possiamo notare anche oggi nella pratica dei vertici sindacali e più in generale nei riformisti dei nostri giorni. La Luxemburg in merito scrive: Dunque, anche su questo aspetto arriviamo al risultato che l'indicazione di Bernstein di abbandonare lo scopo finale sfocia nell'altra, di rinunciare a tutto il movimento, che il suo consiglio alla socialdemocrazia di mettersi a dormire nel caso della conquista del potere è identico ad un altro consiglio, di mettersi a dormire in genere, ossia di abbandonare la lotta di classe. La necessità della rivoluzione nasce proprio dall'impossibilità di ottenere riforme durature sotto il capitalismo. Anche quando si ottengono risultati importanti, questi entrano molto presto in contraddizioni con le basi del sistema stesso. Non si mette in discussione la necessità di lottare per delle riforme e per un miglioramento della vita dei proletari. Si mette in discussione che quello sia il fine ultimo. Rosa Luxemburg ribalta il motto di Bernstein, dicendo: Il movimento in quanto tale, se non tiene conto dell'obiettivo finale, non è nulla. Per noi l'obiettivo finale è tutto. Il dibattito teorico tra riforma e rivoluzione troverà una sua applicazione pratica negli eventi che si susseguiranno negli anni della rivoluzione tedesca del 1918-1919, di cui parlerò più tardi. Rosa Luxemburg non fu soltanto una teorica, ma fu anche un'instancabile organizzatrice del movimento operaio tedesco. Questa sua grande dote si espresse con il lavoro paziente di riorganizzazione delle forze del marxismo con l'avvento della Prima Guerra Mondiale. Il Partito Socialdemocratico in 40 anni era riuscito a organizzare il movimento operaio. I suoi quadri erano presenti nelle fabbriche, nel sindacato, nei centri abitati, nelle cooperative. Nel 1914 contava oltre 1 milione di iscritti, migliaia di consiglieri parlamentari e funzionari, il suo sindacato oltre 2 milioni di aderenti. Nessuno prima di quell'anno avrebbe pensato che la socialdemocrazia avrebbe abbandonato le posizioni di classe e le prospettive del programma massimo. Con lo scoppio della guerra si misero a nudo tutte le miserie che da anni si covavano all'interno delle spedè. Il 3 agosto la Germania entrò in guerra e la riunione del gruppo parlamentare socialdemocratico a maggioranza votò per i crediti di guerra. Rosa Luxemburg scrive a questo proposito: Il 4 agosto 1914 la socialdemocrazia tedesca ha politicamente abdicato e contemporaneamente è crollata l'Internazionale Socialista. Questa data sancisce l'inizio di una nuova epoca. Il 2 agosto i sindacati concludono con il padronato un accordo che proibisce di fatto scioperi. I socialdemocratici avallano la guerra. Il 2 dicembre ci fu il secondo voto sui crediti di guerra e Liebknecht votò contro e disse: Il nemico principale è nel proprio paese. Liebknecht aveva molta più popolarità della Luxemburg, ma non arriverà mai ad avere le sue doti politiche, teoriche e organizzative. Lenin e i dirigenti bolscevichi presero una posizione molto dura nei confronti della scelta dei socialdemocratici e definirono il loro comportamento un vero e proprio tradimento del socialismo. La scelta di appoggiare la guerra imperialista era il risultato di anni e anni di revisionismo delle idee del marxismo e dell'opportunismo che ha dilagato nei vertici della socialdemocrazia. Nel settembre del 1914 il Comitato Centrale dei Bolscevichi si pronuncia di fronte al fallimento della Seconda Internazionale per una nuova, la Terza Internazionale, con queste premesse: L'unità della lotta proletaria per la rivoluzione socialista esige ora, dopo il 1914, una separazione assoluta dai partiti degli opportunisti. Nella battaglia contro la capitolazione davanti alle borghesie nazionali, Rosa era al fianco di Lenin, insieme a un pugno di internazionalisti. Il grande ruolo che gioca Rosa Luxemburg è proprio quello di ricostruire un'organizzazione che parta dalle idee sane e giuste del marxismo, fondata
Formò insieme a Liebknecht e ad altri un piccolo gruppo, l'Internazionale, dando vita a una vera e propria propaganda clandestina. In questa occasione la Luxemburg si pone in dissenso con Lenin. Rosa non vedeva la necessità storica per fare una vera e propria scissione dalla socialdemocrazia. Invece Lenin optava per una scissione a tutti gli effetti, che poi arriverà qualche anno dopo. La Luxemburg vedeva la necessità di una nuova internazionale, ma non vedendo un reale movimento delle masse, non ne faceva una sua priorità. Questo errore sia la Luxemburg che Liebknecht lo pagheranno con un prezzo molto alto. È proprio in questo periodo che si sviluppa la polemica più violenta tra Lenin e Rosa, cioè sul tema partito. Lenin critica la sinistra socialdemocratica e la Luxemburg per aver ritardato sia la scissione dal Partito Socialdemocratico sia dal Partito Socialdemocratico Indipendente. Nonostante ciò, va detto che il lavoro di costruzione è stato molto paziente e lungo, scontrandosi molte volte con la repressione e il carcere che hanno dovuto subire questi rivoluzionari. Il 1 gennaio 1916 questo gruppo tiene una riunione su un testo della Luxemburg, tesi sui compiti della socialdemocrazia internazionale. Fondano il gruppo Spartaco. Nonostante le piccole dimensioni, Spartaco era l'unico gruppo che si opponeva alla guerra imperialista. Grazie all'intransigenza di Karl Liebknecht, che trasformò il Parlamento in una cassa di risonanza per la propaganda antimilitarista, questa formazione provocò uno spostamento a sinistra di altri parlamentari e nel dicembre furono 22 parlamentari che votarono contro i crediti di guerra e 26 si astennero. Le spaccature crebbero sempre di più all'interno del partito e sostanzialmente l'ala destra ormai collaborava con l'apparato dello Stato. Uno degli ultimi arresti della Luxemburg fu sostanzialmente commissionato dal segretario politico dell'SPD. Nel 1917 ci fu la rottura definitiva tra Spartaco e l'SPD e la scissione fu fatta. Nell'aprile del 1917 nacque così il Partito Socialdemocratico Indipendente, l'USPD. Questo partito raggruppava i settori d'avanguardia, ma nacque già con delle differenziazioni importanti al suo interno. Gli spartachisti non erano un'organizzazione compatta e abituata alla lotta di frazione e non furono capaci di fare egemonia all'interno del nuovo partito. L'USPD voleva combattere il burocratismo socialdemocratico prevalentemente sul piano organizzativo e dell'azione, non capendo che il problema principale era la conquista delle masse sul piano politico. Molte volte la Luxemburg è accusata di essere stata un'antibolscevica. I suoi scritti sulla rivoluzione d'ottobre, i suoi giudizi su alcuni presunti errori dei bolscevichi vengono strumentalizzati sia dai riformisti che dagli stalinisti. Tutto ciò non corrisponde alla realtà dei fatti. La rivoluzione d'ottobre per Rosa ha rappresentato il più grande evento rivoluzionario che l'umanità avesse visto fino a quel momento. Fin dalla fine del XIX secolo aveva colto il carattere rivoluzionario della situazione russa e compreso che da lì sarebbe potuta ripartire la scintilla della rivoluzione mondiale. Aveva individuato, già a partire dalla rivoluzione del febbraio 1905, che la borghesia non aveva né la volontà né la forza per essere la guida coerente di una rivoluzione e che soltanto il proletariato socialista poteva farlo. La Luxemburg aveva colto il ruolo fondamentale che avrebbero giocato i Soviet, un'arma decisiva per la presa del potere. In tante occasioni ha sottolineato che con quella rivoluzione si era aperta un'epoca nuova, non soltanto per la Russia, ma per tutto il proletariato mondiale. Le sue parole, sul partito bolscevico eliminano ogni tipo di falsità storica che le si vuole attribuire. Ella dice: il partito di Lenin è stato l'unico che abbia compreso il comandamento e il dovere di un partito autenticamente rivoluzionario e che attraverso la parola d'ordine, tutto il potere al proletariato e ai contadini abbia assicurato l'avanzamento della rivoluzione.
Ha sempre sottolineato la necessità di estendere la rivoluzione, perché solo così poteva sopravvivere, e su questo sposava appieno la teoria di Lenin sull'esportazione della rivoluzione a livello mondiale. Il metodo bolscevico era quello che doveva essere attuato dalla socialdemocrazia tedesca. Il processo rivoluzionario russo smentiva e faceva cadere le idee che si erano sviluppate all'interno del Partito Socialdemocratico Indipendente sul perché la Russia non fosse pronta per una rivoluzione socialista. La polemica con Kautsky parte proprio da qui. Kautsky partiva dallo stato economico arretrato russo e per questo motivo il proletariato e i contadini non potevano prendere il potere e una rivoluzione sarebbe potuta essere solo se fosse stata borghese. La Luxemburg esaltava gli avvenimenti russi, ma soprattutto li studiava e ne traeva lezioni per il lavoro in Germania. Vedeva che l'assenza della coscienza rivoluzionaria nel proletariato tedesco era la conseguenza di tutta la politica e di tutto l'insegnamento della socialdemocrazia, imbevuta, come lei sosteneva, di un cretinismo parlamentare. Rosa sentiva una forte alleanza tra il proletariato russo e quello tedesco. Il proletariato russo era debitore del proletariato tedesco per ciò che riguardava la dottrina marxista, l'esperienza della lotta di classe e in generale per come un partito socialdemocratico diventasse partito di riferimento della classe. Il proletariato tedesco era debitore del proletariato russo per aver dimostrato nuovi metodi di lotta vittoriosi. C'è un testo scritto dalla Luxemburg che viene utilizzato per sottolineare il suo presunto antibolscevismo. Il testo in questione si intitola La rivoluzione russa. Fu pubblicato dopo la sua morte perché Rosa in vita non volle renderlo pubblico, visto che spiegò che molte delle posizioni che aveva elaborato nello scritto erano poi con il tempo cambiate per vari motivi. Quello principale è sicuramente da collegare a quando è stato scritto e in che condizioni. Rosa lo scrive durante la sua prigionia e il non contatto reale con l'esterno e i fatti che accadevano in Russia hanno sicuramente influito su alcuni giudizi in merito. Nel 1922, Pollevi, uno dei maggiori esponenti del Partito Comunista, diede alle stampe il testo e soprattutto fece completare le parti lasciate in sospeso da Rosa. Dopo anni, il confronto tra lo scritto originario e quello di Levi fa emergere molte incongruenze. La sua grande intuizione fu quella di aver compreso che la rivoluzione russa, per non soccombere o degenerare, doveva estendersi a livello internazionale. Le sue parole smentiscono tutto quello che è stato scritto sul suo presunto antibolscevismo. Lenin e Trotsky sono stati i primi a dare l'esempio al proletariato mondiale e sono gli unici che possono esclamare: io l'ho osato. In Russia il problema poteva solo essere posto, non vi poteva essere risolto. Esso può essere risolto solo internazionalmente e in questo senso l'avvenire appartiene dovunque al bolscevismo. Dopo la sconfitta della rivoluzione in Russia del 1905, Rosa Luxemburg scrive un saggio, Sciopero generale Partito Sindacati, in cui elabora la sua concezione sui metodi di lotta e il rapporto fra partito e massa. La Luxemburg pone l'accento sul fatto che i movimenti rivoluzionari non possono essere fatti, non avvengono per la decisione del partito, ma scoppiano spontaneamente quando esistono le condizioni storiche. Proprio partendo da queste concezioni, l'accusa che viene fatta alla Luxemburg è quella dell'essere una spontaneista. Il primo ad aver mosso questa accusa fu Zinoviev, con l'intento di idolatrare il partito russo. La conclusione di queste accuse è l'idea che per Rosa il partito e la direzione rivoluzionaria non avessero la necessità di esistere. Sia le azioni della Luxemburg, sia i suoi scritti, mostrano la falsità di quest'accusa. Il primo esempio da fare è quello degli scioperi in Belgio del 1891-1893. Dichiarò: la differenza sta nel fatto che gli scioperi generali degli anni 90 erano un movimento spontaneo, nato da una situazione rivoluzionaria, dall'acuirsi delle lotte e dall'energia delle masse operaie.
un movimento spontaneo, non nel senso che gli scioperi fossero caotici, senza un piano e senza dirigenti. Al contrario, proprio in quei due scioperi i dirigenti erano perfettamente d'accordo con la massa, marciavano in testa, guidavano e controllavano il movimento, proprio perché erano perfettamente in contatto con il battito della massa. Altro esempio da fare è quando nel 1910 gli operai tedeschi entrarono in movimento a causa del sistema elettorale prussiano e la Luxemburg chiese alla direzione del partito un piano sul modo di continuare l'azione. Il suo errore sicuramente è stato quello in certe fasi di sopravvalutare le masse, ma non fu mai un suo errore non credere nella necessità di un partito e nella sua funzione storica. I fatti che portarono alla rivoluzione tedesca e alla costruzione di un vero partito rivoluzionario della classe operaia, per cui lavorò, lo dimostrarono. E adesso è appunto giunto il momento, di parlare di come si è giunti alla rivoluzione tedesca del 1918-1919. E il ruolo fondamentale che ha avuto appunto Rosa Luxemburg. Il 1917 è un anno di svolta, l'inizio di una nuova epoca, un momento decisivo nella Prima Guerra Mondiale e l'anno della rivoluzione d'ottobre, di cui abbiamo già parlato, e che ha scosso tutti i paesi. Tra questi la Germania ha subito di più di tutti gli altri le conseguenze degli avvenimenti russi e il proletariato tedesco guarda con estremo interesse a quello che succede altrove. La nascita del Partito Socialdemocratico Indipendente pone per la prima volta la necessità di costruire un partito rivoluzionario. Le scintille rivoluzionarie si svilupparono a partire dallo sciopero dei metallurgici del 16 aprile 1917. La seconda spia di quello che si sarebbe sviluppato da lì a poco fu la sommossa dei marinai. Nel giro di una settimana la rivoluzione si sviluppò in tutta la Germania. In ogni città sorsero consigli di operai e soldati. Il potere era nelle loro mani. Il 9 novembre l'imperatore fuggiva in Olanda e veniva proclamata la Repubblica. Ebert, capo del Partito Socialdemocratico, fu eletto cancelliere. Si formò così un governo unitario tra l'SPD e l'USPD. Liebknecht non era d'accordo, ma l'USPD accettò. Si formò inoltre un consiglio di operai e soldati in cui l'SPD detta la linea e vengono accantonate le posizioni più rivoluzionarie. La socialdemocrazia viveva ancora della fiducia che il partito aveva coltivato in quegli anni e l'USPD era profondamente diviso. Da un lato c'erano i rivoluzionari che volevano andare fino in fondo per la presa del potere, dall'altro c'era chi voleva una rivoluzione a metà senza stravolgere la società esistente. Il programma della rivoluzione fu tutto dettato dalla Luxemburg e troviamo scritto: tutto il potere nelle mani della massa lavoratrice, nelle mani dei consigli di operai e soldati, consolidamento dell'opera della rivoluzione contro i nemici nascosti. A partire dall'inizio del 1918 la combattività degli operai tedeschi continuò a crescere e cresceva anche la repressione, con la creazione di tribunali di guerra per delitti politici. Iniziò una vera e propria caccia alle streghe, con una campagna di terrore nei confronti degli spartachisti. Metà degli attivisti della Lega furono imprigionati. La più grande preoccupazione della Luxemburg in quella fase era che la rivoluzione tedesca arrivasse troppo tardi per soccorrere quella russa. Rosa, insieme a Karl Liebknecht, era in carcere e non le fu concessa l'amnistia. Uscirà successivamente e 2 mesi successivi, che furono gli ultimi, tra l'altro, della sua vita, li dedicò esclusivamente alla rivoluzione che tanto aveva atteso e per cui aveva lavorato per tutta la sua vita. La prima conferenza nazionale di Spartaco ci fu solo nell'ottobre del 1918. Questo evidenziava il problema del ritardo dell'organizzazione in vista di quello che stava succedendo. La popolarità di Spartaco era la popolarità di Liebknecht, che però non aveva nessuna organizzazione dietro di sé. Egli era uno straordinario agitatore, ma si illudeva che la sua capacità di infiammare le masse potesse sostituire la costruzione di un'organizzazione rivoluzionaria capace di prendere il posto della socialdemocrazia nella direzione del movimento operaio tedesco.
Pierre Bruet scrive a proposito di Liebknecht: Liebknecht può ricavare dalle folle che lo acclamano l'impressione di essere il padrone della piazza. Al contrario, in mancanza di una vera organizzazione, egli non è neppure in grado di controllare i propri seguaci. La volontà d'azione delle masse cresce nella misura in cui declina l'influenza dei rivoluzionari nei consigli. La Luxemburg capì che la socialdemocrazia stava vivendo un momento positivo e voleva incentrare le forze nella campagna elettorale per l'Assemblea Costituente per far crescere e radicare le forze più pure e genuine della rivoluzione. Ma il settore che prese il sopravvento fu quello che spingeva per azioni immediate. Con queste premesse e sull'onda dell'azione nacque il Partito Comunista. Rosa si oppose alla scissione con l'USPD, ma perse la sua battaglia. La sua idea di partecipare alle elezioni per la Costituente fu poggiata e il partito si astenne. La socialdemocrazia, captando che i rapporti di forza erano a loro favore, ogni giorno metteva in campo azioni per smantellare ancora di più le forze rivoluzionarie e finalmente gettò la maschera. Rosa Luxemburg comprendeva i reali rapporti di forza e con essi la necessità di preparare in maniera ponderata le azioni di lotta. Pochi giorni dopo a Berlino scoppiò la lotta che prese il nome dell'insurrezione di Spartaco, che portò alla disfatta del movimento operaio tedesco e aprì la strada alla controrivoluzione. Rosa credeva che i tempi ancora non fossero maturi e aveva ragione. Il Partito Comunista non era ancora diventato il punto di riferimento delle masse e non poteva essere la loro guida. Non c'erano le forze né i quadri per affrontare quello che una rivoluzione avrebbe portato con sé. I giorni che seguirono furono i giorni della caccia dei rivoluzionari. Sulla testa di Liebknecht e della Luxemburg fu messa una taglia di 100.000 marchi. La sera del 15 gennaio furono uccisi e il cadavere di Rosa fu gettato in un canale. Solo nel mese di maggio il suo corpo ritornò a galla. La vita di Rosa Luxemburg fu dedita completamente alla causa rivoluzionaria. Nonostante gli errori che ha commesso, non ha mai agito contro la sua classe. Fu la prima a capire la degenerazione riformista della socialdemocrazia e della Seconda Internazionale. Tutte le menzogne sul suo presunto antibolscevico, al bolscevismo, vengono spazzate via dal ricordo di Lenin dopo la sua morte. Accade a volte alle aquile di scendere persino più in basso delle galline, ma mai alle galline di salire al livello delle aquile. Rosa Luxemburg si è sbagliata sulla questione dell'indipendenza della Polonia, si è sbagliata nel 1903 sulla sua valutazione del menscevismo, si è sbagliata nei suoi scritti dalla prigione del 1918, ma malgrado i suoi errori, essa è stata e rimane un'aquila. E non soltanto il suo ricordo sarà prezioso per i comunisti del mondo intero, ma anche la sua biografia e le sue opere complete costituiranno una lezione utilissima per l'educazione di numerose generazioni dei comunisti del mondo intero. La Luxemburg, che le sue ultime parole ci lascia una grande eredità, dalla quale partire per la costruzione di una società socialista mondiale. Ella dice: la direzione è mancata, ma essa può e deve essere creata a nuovo dalle masse e tra le masse. Le masse sono il fattore decisivo, sono la roccia sulla quale sarà edificata la vittoria finale della rivoluzione. Le masse sono state all'altezza della situazione. Esse hanno fatto di questa sconfitta un anello di quella catena di sconfitte storiche che sono l'orgoglio e la forza del socialismo internazionale. E perciò da questa sconfitta sboccerà la futura vittoria. Ordine regni a Berlino, stupidi sbirri. Il vostro ordine è costruito sulla sabbia. La rivoluzione già da domani di nuovo si rizzerà in alto con un fracasso e a vostro terrore annuncerà con canglore di trombe: io ero, io sono. Io sarò.